dalle primissime ore, dai primissimi momenti, purtroppo dopo la tragedia del 20 marzo di 3 anni fa, il governo italiano si è attivato e la richiesta essenziale è una, si può riassumere in una sola parola, giustizia, perché alla fine quello che chiedono le famiglie, che credo oltre alle famiglie chiediamo tutti noi, è semplicemente giustizia, nient'altro, perché nulla potrà restituire comunque purtroppo il sorriso delle loro figlie alle mamme e ai babbi, come diciamo noi, che sono presenti oggi, o alle loro famiglie o ai loro amici. Oggi è una tappa di un percorso che noi intendiamo portare avanti anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi sicuramente non è un consuntivo oggi, anzi è l'inizio di un lavoro che porteremo avanti insieme alle famiglie e noi ci auguriamo anche con il sostegno del governo, perché ovviamente il governo italiano deve fare la propria parte. Il nostro impegno, l'impegno anche del governo italiano può essere più forte se in Spagna c'è la consapevolezza che la richiesta di giustizia, di fare chiarezza in un processo che ha molti lati oscuri, poi diranno meglio le famiglie, che ci lasciano perplessi, non è la richiesta solo di 7 famiglie, è la richiesta di tutta la comunità italiana che è accanto a queste famiglie e che sente la richiesta di queste famiglie come una propria richiesta. Finché non arriveremo ad accertare la verità, e ovviamente ci auguriamo che le autorità giudiziarie spagnole non archivino il caso, perché ci sono già stati 3 tentativi, diciamo, di archiviare senza l'individuazione del responsabile, del colpevole, il processo. Noi vogliamo che il processo vada avanti, ma soprattutto che arrivi ad una verità. Ci sono pochi mesi ormai rimasti davanti a noi perché il processo possa arrivare ad una sentenza che ci dica chi è il responsabile. Vogliamo evitare di perdere tempo e chiediamo al governo italiano ovviamente di ricordarsi di queste 7 ragazze non soltanto il 20 di marzo ma anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché è fondamentale non soltanto ricordarle nel giorno in cui purtroppo sono scomparse ma nei mesi che avremo davanti per il processo. Grazie.